La volevate in tanti ed è finalmente disponibile. In diverse tonalità e tipologie, la maglietta ufficiale di Violetta Merda. Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita e bentornati al 32esimo episodio di Pokémon X e Y Extreme Randomizer, sempre accompagnati dal nostro fedele compagno Tuberanza. Eccomi qui, sì, sono sempre io, lo stesso dello scorso episodio e lo stesso del primo. La maglietta ovviamente di Naruto, ragazzi, non mi sono mai cambiato perché in realtà l'uomo ha da puzza. No, scherzo. No, scherzo. Ragazzi, lavatevi. Allenatori, okay, per questo episodio un bel pollicione in su. Se diventa blu il pollicione avrete un regalo da parte di Amazon. E non sto scherzando. No. Se diventa blu vuol dire che siete degli evocatori del Blue Dragon. Oh, garantito! Garantito! Allora ragazzi, naturalmente qua sotto in descrizione trovate come al solito le magliette di Violetta Merda. Mi raccomando ragazzi, sono giusto le ultime. E ragazzi, iniziamo gli ultimi due Super 4. Mirko, facciamo in alto a destra, in alto sì, a sinistra. Ok, il primo lo decido io, in basso a sinistra. Ok, in basso a sinistra e poi faremo quello in alto a sinistra. Sì. Ok. Sala del dragone. Sala del dragone, vaffanculo, io inizio con Dragonite, non mi frega niente. E io no, io invece me la risparo un'altra volta con Kurama, perché... No, raga, sala del dragone, devo dimostrare che c'ho il dragone più grosso dell'oro, non mi frega niente. Dragonite e Dragonite. E fu così che perse il primo Pokémon. Non lo perderò Dragonite, raga, ve lo giuro. Dragonite. Ma che figata le ali che si aprono. Madonna, cioè io la non testa mi ricordavo che si... queste no, cose. Vabbè ragazzi, la testa pazzesco. Che si alza. Pazzesco. Bello, bello. 10 e lode, ragazzi. 10 e lode. E va a far love. Sono cose così semplici, ma okay. Così questo wow. C'ha gli occhi chiusi, sta a dormire. Ah no. Oh, anche questa è buona. Benvenuto, ti stavo aspettando. Tu sei molto forte, vero? Solo i più abili arrivano fin qui. Ma no, in realtà avrei potuto entrare già dall'inizio della Lega, però vabbè. Esatto. Ah, come sono felice. Con un avversario di simile bravura, i miei Pokémon faranno grandi progressi. Micchia, anche c'ho morendo. C'ho due orecchini che boh. Ok, ma lascia vuota. Lilia o Lailia. Oh no, cazzo, è vecchia, raga, c'ha le rughe. Vabbè, buono lo stesso. Sì. Furfru! A me Oshawott! Furfru, ma che è su Furfru con la stella tutto azzurro? Furfru? È un tipo speciale. Ah, bene, ok. Mille bave! Non cambiamo Pokémon, vado di lanciafiamme e gli brucio tutto il pelo. Ripicca? Minchia, già inizia con ricarica Cosa? Totale. Subito, raga, inizia con ricarica totale. Comunque la differenza di livelli è enorme, raga, cioè sì, questo mi ha fatto due ripicche e mi ha praticamente quasi ucciso il Pokémon. Cioè giocare a un Extreme, raga, con livelli molto ridotti, addirittura ridotti di 10. Io ho un livello ridotto di 10 qua, veramente pazzesco, quindi apprezzate anche questa Venonat. Cosa. Venonat, ragazzi, fuoco, quindi andiamo con Kurama. Fuoco, nella speranza. Fulmine, puoi fargli roccia. Fulmine, Venonat fulmine. No, è fuoco e roccia. Ok, roccia, ah no, ah sì, veleno. Norlax. Arcanine, buono, Norlax, ok. Norlax, raga, Goku mega evoluzione per forza. Eh sì, perché se no la vedo dura a buttarlo giù, Ragazzi, sento proprio la competizione in questa Lega Pokémon, no, la ma sento. Scusa, ma che stiamo a dire? Venonat, scusa, li facciamo... Non è Coleottero... Che è Coleottero Veleno? Non me lo ricordo, so soltanto che con Lanciafiamme l'ho fatto fuori. C'ho i flash, raga, c'ho i flash. Ok, raga, Forza Sfera. Extra senso. Io mi ricordo che Venonat... Sì, Veleno è. Ok. Non è... Veleno sì. Volante non è Coleottero Veleno, allora. Veleno Volante forse è quando si evolve in Venomoth. No, ah, ma è la prima? Sì, la prima. Ah, io pensavo che era la seconda, ecco perché ti ho detto no, roccia, no. Cioè, no, ok. Oh, Electric, cazzarola. Okay. Electric, ragazzi, questo non soffre terra.
Però roccia sì. A me, raga, qua Snorlax mi ha ucciso il mio Lucario in un colpo solo. Ci proviamo. Lanciafiamme. Lanciafiamme, raga. Proviamo con forza antica. Anche se noi siamo dei volanti, eh. È pietra taglio, pietra taglio sul mio Charizard. Cazzo, raga, mi ha scelto. Giorno di paga? Che cazzo fa questo? Mi fa. Giorno paga? Ah, è entrato il mio strumento. Strumento che avanzi. Idropompa, raga, lo buttiamo giù. Idropompa, Snorlax, mossa molto forte, stab. Buttiamo giù. Vai, perfetto. Proviamo con prossimo lo Pokémon sarà un Growlithe. Perfetto, yes! Raga. Growlithe tipo fuoco. Grande così. Beh, possiamo fargli mosse fuoco, terra, quello io che l'ho vogliamo. Battuta, Battuta? Yes. A me manca gli ultimi due. Quello ha fatto giorno paga, io tra l'altro gli ho rubato pure i soldi. Oh cielo, tu e la tua squadra siete così affascinanti. Troppo affascinanti. Ma ci sta a provare. Lei ci sta a provare, ma lo sa che con me ha la strada spianata. Madonna. Mi sta salutando. Acelgor. Arrivederci. Con una squadra simile non avrei alcun problema a sconfiggere anche l'ultimo dei Super 4. Ma perché non te fai i cazzi, wow? Ma perché ti fai, io? Non te fai i cazzi, wow? Vai. Raga, salvo, scusate, ma ho il salvataggio convulsivo. Senti, a quanto ti manca? L'ultimo, la Celgor. Speravo di congelarlo in realtà con il mio geloraggio. Ah, Celgor. Scusa, perché non puoi mettere un attacco fuoco, lo fai fuori? No, ho fatto idropompa, facile. Volevo congelarlo con geloraggio che finora non ho mai congelato nessuno, ma fa niente, ci avevo provato. Okay, abbiamo battuto anche lei, ragazzi. E ora andiamo all'ultimo Super 4 per poi andare dalla campionessa. Io vado a curare i miei Pokémon. Ok, pronto? 100 PS precisi. Ricarica totale. Assolutamente su Kurama. Ok, fiammetta, rivitalizzante max. Raga, meno male che ho altri rivitalizzanti max che mi servono un casino. Poi devo anche ricaricare. Restituisci tutti i PP a una mossa scelta. Ok, penso che per adesso va bene, vada bene così. Più che altro, Fede, dobbiamo stare attenti alle mosse, eh. Perché? Dobbiamo stare attenti ai PP. Qua 17. Ma io c'ho i PP su comunque, non è un problema. Ok. C'ho etere max, c'ho etere 7 su 10. No, ok, va bene, non serve ricaricare nulla. Allora, dobbiamo andare in alto a sinistra, giusto? Yes. L'ultimo dei Super 4. Sì, sto andando io, devo ancora uscire dalla sala del drago. Ah, ok, io sono. Allora, io vado alla sala metallo. Vai, vai, entra. Vado, entro. Entriamo. Wow, sala del metallo. Wow, raga, sala metallo, direi di iniziare con vabbè, iniziamo con la ferramenta. Fiammetta, perché metti caso che il gioco ci manda proprio di tipo acciaio qua. Mazza, ragazzi, che palestre, oh. Belle, eh? Mazza, oh. Più che palestre direi sale. Chiamerei sale. Io invece le chiamerei pepe. LOL! Mirko, ritirati. Ma chi è questo? Il cavaliere dello zodiaco? Benvenuto. Sono i cavalieri. Io sono Timeus, l'uomo d'acciaio dei Super 4. Lo zodiaco. Possa la nostra lotta essere leale e possono i nostri nobili Pokémon affrontarsi, dando fondo a tutte le loro risorse. Fatti avanti, ardito sfidante, perché mo te metto ardito al culo. Ce la facciamo, raga? Vai. Timeus! Timeus, boh. Ok, raga. Manda in campo, mandi Bugs. Manda in campo Oppip! Wow! Ragazzi, un Super 4 con Oppip. Questo, secondo me, se ci batte un Pokémon ci fa la dub in bocca. Sono sicuro. Mandi Bugs, raga, non ho dubbi. Extreme geloraggio. Lancia fiamma. Lo mandiamo giù come niente, sto mandi Bugs, raga. Arrivederci, grazie, Oppippa. Oppippa! L'hai battuto, l'Oppippa? Sì, certo. Solo che da pochi punti esperienza. Panzer, oh, che cazzo ste scimmie. Panzer, mo, di che tipo è? Qual è la scimmietta di tipo? Panzer. Lanciala. Ma non l'ho shottato con gelo raggio. No, aspetta, io devo sapere. Panzer, non me lo ricordo. È erba? Panzer, Pansage. Poi chi c'è? Paraplegic. Penso sia quello di tipo Panzer. Pan pure quello. Penso sia Pansiege, penso sia quello di erba, sai. Ok, però proviamo. Non vorrei sbagliarmi, proviamo, non lo ricordo.
C'ho i no, flash. È quello fuoco, fanculo. Panzer sì, allora vai. Vabbè ragazzi, purtroppo vi ripeto, io ho serie difficoltà nel memorizzare ste cazzo di scimmie. Ma veramente? Io non me lo ricordo, raga, nemmeno io me lo ricordo adesso. Sto a pensare alla mia lotta, devo pensare anche a quella di Mirko, io qua. È un Pokémon dove pensavo a cagare. Zio, io sto concentrato sto Mandibax, scusami, Lo Starbucks. Dratini, vabbè, Dratini contro Dragonite. Dragonite, insegnagli un po' di rispetto, va. Forza. Insegna a Dratini un po' di rispetto. Kingdra. Oh, Kingdra soffre Drago. Ma poi questa c'ha un Dratini al 69, ma perché non lo fai evolvere? Perché no? Se no non sarebbe un Super 4. Boom! Drago Furia e abbiamo insegnato a Dratini il rispetto. Ok. Hai ristabilito l'ordine? Sì, il prossimo Pokémon sarà un Pidgeot. Beh, Pidgeot, raga, non ho dubbio, gelo raggio. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, ma quando avete Rayquaza in squadra, no? I Super 4 vi possono soltanto massaggiare proprio, ma massaggiare letteralmente. Oh, raga, comunque Electivire. Il Dragon con Fulmine fa cagare, veramente, perché a parte che è fisico mio Drago, però io ci vado un attacco terra. Era meglio se gli davo, che ne so, tuono pugno, boh. Tuono pugno ci stava. Fede, c'è un problema. Che hai fatto? Io non ho attacchi terra. Contro? Contro Electivire. Fa gli altre mosse, Mirko. Porca troia. Questo è un bel problema, ragazzi, Electivire. E fa le mosse fuoco, cioè, al massimo. Poi fa fuoco. Non gli faccio oltraggio. La difesa aumenta. Ammazza, ha aumentato tutto questo. Fagli oltraggio, cioè, va bene oltraggio. Velen puntura, ok. In teoria, prossimo... ok. Prossimo oltraggio, muore. Vediamo un po'. Morto Electivire. Ciao ciao, okay, amico mio. Ti manca l'ultimo? No, ho già finito. Hai già finito? Sì. Minchia. E sale pure di livello Rayquaza. Mamma mia. A me questo Pidgeot con Martyr Pugli mi ha ucciso il mio Blue Dragon. Cioè io non ho parole. Salamanza. Ah, sale. Quando si dice uccelli troppo forti, raga. Me lo dicono spesso. Mannaggia il diavolo. Ole! Oh, veramente, oh! È incredibile! Gelo raggio! Fulmine tutto! Cioè, gli faccio gelo raggio. Vediamo cosa gli faccio a sto Pidgeotto gelo raggio. Proviamo. Oh. Io ho battuto il super cacca. L'ho congelato. E salvo congelato pure, raga, perché veramente. Congelato, gelo raggio. Ricarica totale. Ma mi fa ricarica totale ogni turno. È giusto. Ogni turno. È giusto. Ogni turno ricarica tot. Tra l'altro c'ho. Mannaggia, vai. Ricarica tot. Ancora, gelo raggio, vai. Iperpozione. Purtroppo, ragazzi, devo usare una iperpozione. Ok, Piglio è stato eliminato, prossimo Pokémon sarà uno. E piglia testa a pastiglia, piglia. Clefable, contro Clefable, ragazzi, gli facciamo... Vabbè, lascio Extreme, gli vado di idropompa, lo buttiamo giù. Tanto allora, l'ultimo... Fede, a me si è appena spalancato il portone, perché giustamente, sì, battute le porte, si apre un portone. E dopo questa filastrocchina, ragazzi, io chiudo il mio Nintendo DS e vi do l'appuntamento... Con niente, deve ancora finire Federic. Devo battere questo Clefable, raga. Come stai messo? Ho battuto Clefable ora e ho battuto l'ultimo Super 4. Fede? L'ultimo Super 4 è stato battuto? Ah, ok, non ti sento. Ok. Ok, adesso ti sento, sì. Problema di cuffie. E sei sordo, diverso. No, un problema di cuffie. Raga, ho battuto anche l'ultimo Super 4 e adesso... possiamo anche terminare qui l'episodio. Prossimo episodio andremo a battere il campione. Un bel like, un commentino, mi raccomando. Ragazzi, la porta miei, si è spalancata. Si è spalancata la porta e nel io prossimo non entro video, perché entreremo nel prossimo episodio. Ragazzi, ci siamo. Ci vediamo al prossimo video. Sempre. Grazie per essere stati fino a qua. E solo qui su Federic 95 Ita. Ciao.